Eccoci qua, un caro saluto a tutti. Come promesso, oggi vi illustrerò un nuovo modo di dire con una nuova parola, un nuovo detto, nel gergo dei vecchi antiquari napoletani. Afibbi scar. È un'espressione usata a Napoli, da tempo per de definire un inganno. Ed è derivante dall'ambiente della malavita, è un inganno, appunto uno sgarro. Però prima della malavita è un'espressione molto antica che conserva proprio una storia. Bisogna addirittura risalire al tempo dei romani per capire la sua origine. Infatti, in tempi romani la strada che collegava Napoli a Roma, che portava a Roma, partiva dai pressi di Porta Capuana, Piazza Carlo, poi dopo Piazza Carlo, l'attuale Piazza Carlo III, e sul percorso si trovava una collina, Irta, era Capodichino, dal latino caput clivii. Sommità della salita. Era faticoso da percorrere sta salita, anche in carrozza e col cavallo, era veramente faticoso. Allora, all'inizio della salita c'era un omino che noleggiava un succiarill o valanzine che affiancasse il cavallo nella salita e lo aiutasse a salire. Il servizio si dice che costava all'epoca 8 talleri, da cui derivò poi dopo il nome della piazza antistante, della piazza vicina, Piazza Ottocalli. Ma il noleggiatore, l'omino noleggiatore, non voleva che l'asina s'affaticasse, con il succiarill si stancasse, lo serveva. E per non farlo fare troppo fatica, con un inganno, cioè con uno sgarra, lo legava con una fibbia in modo che questa fibbia si sganciasse da sola durante il tragitto, e un succiarello si liberasse, da cui il detto fibbia di sgarro. Tornando al gergo dei vecchi antiquari, per esempio, in un'asta un antiquario mette in vendita un oggetto e lui stesso in sala continua a fare offerte sull'oggetto che ha proposto lui. Lo fa per fare alzare il prezzo di aggiudicazione. Sapete, con la sua credibilità nell'ambiente dei collezionisti, può rendere appetibile l'oggetto ingannando chi è interessato all'acquisto, compiendo appunto una fibbia sgarra. E non è raro, dopo una seduta d'asta. Non era raro quando stavano sti vecchi antiquari, non era raro in passato, dopo una seduta d'asta, ascoltare l'espressione di chi sapeva e aveva visto tutto, e parlare tra di loro e dire: "Oi, Achille, ha fatto una fibbia sgarro dottore, l'ha fatta Ind." Arrivederci, un caro saluto.